Mi è piaciuto tantissimo ascoltare Piume, ma adesso voglio la sua verità. La sua verità, quando ha scritto Piume, cosa pensava? Che cosa accadeva nella tua vita, Leo? Leo Gassman con noi in Friday Music Club. Cosa accadeva? Avevi questa sensazione di volare, visto che immagini che ti portano alla vita quotidiana, ti presenti sempre con un bel libro e ho visto la copertina di Jules Verne. Mi sembra che ci ho colto, no? Ho letto qualcosa di particolare, di avventuroso. Guarda, io viaggio moltissimo sempre, sia con il corpo che con la mente, nel senso che quando appena ho un secondo di stacco che posso, cerco sempre di ritagliarmi dei momenti per fuggire altrove con la tenda. Però diciamo che durante, mentre scrivevo Piume, era un periodo molto intenso della mia vita, che era appunto X Factor, che stavo dentro a questa casa, ed era per me stare chiuso un mese e mezzo dentro una casa con tante altre persone meraviglioso, un'esperienza incredibile, unica, però comunque non potevo uscire, è sempre stato molto, e quindi diciamo che ho espresso il mio stato d'animo di quel momento in quella canzone, che peraltro ho avuto pochissimo per scrivere, perché era un brano di Lewis, è un brano di Lewis Capaldi che mi è stato regalato, assegnato, certo, assegnato, sì, e io ho avuto l'onore di poterci riscrivere sopra, e niente, poi andò piuttosto bene, nel senso che comunque fu un percorso che mi ricorderò per sempre. È una bella sensazione, sicuramente questo fa parte poi della tua crescita artistica, ma veniamo a noi. Ho visto le selezioni per arrivare alla finale di Sanremo Giovani e sei stato scelto. Insomma, che tipo di brivido, di emozione è accaduta in quel giorno, in quella serata, quando sei stato scelto per andare lì? Perché sono belle motivazioni poi che ti portano a classificare la tua presenza in un festival che mette un po' paura a tutti quanti, ma credo che poi oggi voi giovanissimi siete già preparati per queste belle nuove avventure, no? Appena 21 anni, no? Mi sembra. Beh, certamente, comunque abbiamo tanta voglia di fare, di crescere, di imparare e di migliorarsi. È stata sicuramente un'emozione incredibile, perché comunque abbiamo cantato anche all'interno del casinò di Sanremo, che è stato un posto nel quale appunto si svolgeva Sanremo moltissimi anni fa, e che ha ospitato grandi personalità del mondo musicale italiano. Diciamo che eri stato quasi baciato dalla fortuna, perché avendo passato un po' qualche serata lì a Sanremo, magari dentro di te la gioia di ritornarci era talmente così forte che poi la tua canzone Vai Bene Così è stata scelta come una delle finaliste per partecipare al festival. E va bene così, è giusto poi attraversare i luoghi, tu che sei un viaggiatore. E veniamo alle belle ispirazioni che hai con i personaggi, non solo Lewis Capaldi, ma mettiamoci un signore che si chiama Jeff Buckley, che io trovo molte similitudini nel tuo modo di alternare, proprio leggendo e scrivendo in italiano, la metrica, la poesia proprio della lingua italiana, ti porta ad avvicinarti a questo ragazzo che come il padre ha avuto. Molto bello, mi piace la sensazione, la melodia, gli accostamenti che hai, poi hai una voce molto potente, questo mi ha molto stupito, perché poi se non hai la voce non riuscirai mai a interpretare, a mettere su canzoni come queste. Ti ringrazio di cuore, Leo. Io, guarda, adesso fra poco, a settimana uscirà pure il mio album, e sicuramente se hai notato in me Jeff Buckley, nell'album ci saranno dei brani che comunque ricordano un po', diciamo, il suo stile proprio anche musicale, di scrittura. Quindi per me è un grande onore, perché comunque è una degli artisti ai quali mi ispiro io, insieme a tantissimi altri cantautori, come ad esempio Ben Howard, oggi, poi moltissimo gli Oasis, i Coldplay. In Italia ascolto moltissimo il canto italiano,
Chi ti piace? Chi ti piace attualmente? Perché vedo che c'è il buon Giovanni Truppi che finalmente cominciano a conoscerlo in tanti, che si dà da fare sia con Nicolò Fabi che con Bruno Risas. Ecco, questi sono i nuovi talenti che stanno uscendo fuori. Secondo me tu Guarda, fai io parte di questa. sono molto della scuola di Brunori, Ah, nel senso bene, bene, mi fa che per me piacere. Brunori è veramente Un l'ho scoperto fuoriclasse. da parecchio, Sì, infatti. e per me, cioè io lo cito sempre perché comunque è importante che comunque io riconosca che Brunori sia stato una delle mie fonti maggiori di ispirazione in questo Bene. periodo. E poi ovviamente naturalmente Jovanotti, Vasco, Lucio Dalla, Rino Gaetano. Rino Gaetano mi ha aiutato tantissimo, Ivano Fossati, De Bene, Gregori. bene, con Ivano Fossati sono molto d'accordo perché è uno dei miei artisti preferiti. Va bene, allora facciamo una cosa, da qui parte questa nostra chiacchierata, in questa serata noi ci divertiamo con te ad ascoltare ancora una volta Vai bene così e sperando così di Grazie. presentare dopo Sanremo il tuo album qui alla radio, magari ci viene a fare qualche canzone acustica con la tua chitarra, va bene? Magari, Sarebbe assolutamente, non vedo l'ora, guarda. Molto divertente, vai bene così, Leo Gasman, e poi un bel titolo ti porterà bene sicuramente con questa tua intensa interpretazione. Poi, sai, quando ci sono due Leo da Leonardo, perché io sono Leonardo, tu? No, Leo, io sono proprio Leo. Ah, Leo, proprio semplice, cut, molto, Sì, molto short. Va avevano finito l'inchiostro, io Ho dico sempre. capito, va bene. Allora, però mirabile papà che ci ha pensato comunque, questo è importante. E poi parleremo più profondamente, così magari in maniera un po' più tranquilla del tuo stato d'animo, della tua crescita anche nel mondo del cinema. E il cinema ti appartiene per tradizione. Un abbraccio forte, in bocca al lupo, tanta merda e che Grazie Sanremo a e Radio Radio e Leo Kalimba ti portino un gran bene. Ciao Leo te, Leo. In Gasman, bel vai lupo, bene grazie, così, ciao ciao, a ragazzi. presto!